A pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative si vivono settimane di tensione all'interno dell'amministrazione comunale di Padula. La maggioranza in parato infatti perde un altro pezzo. Giuseppe Comuniello si è dimesso dalla carica di assessore e di capogruppo della maggioranza in consiglio comunale. Rimetto nelle mani del sindaco le deleghe a me conferite, si legge nella lettera di dimissioni resa pubblica da Comuniello, in quanto ritengo non esistano più le condizioni per poter esercitare le funzioni amministrative. Poche settimane fa il primo cittadino Paolo Imparato aveva tolto le deleghe al vice sindaco e assessore Michela Cimino, ieri poi le dimissioni di Comuniello, che nella lettera ha parlato di provvedimenti a dir poco autoritari e di strategia solitaria che negli ultimi tempi non ha dato i suoi frutti, facendo rimanere Padula fuori da ogni ente comprensoriale. Nonostante non abbiamo avuto una persona in grado di raccordarci e di stimolarci nelle cose da fare, ha affermato ancora Comuniello, ho cercato di dare il meglio nelle deleghe di mia competenza. Ho cercato di andare incontro alle esigenze del cittadino padulese e a tal riguardo la mia disponibilità è stata totale, senza preconcetti o chiusure. L'ormai ex assessore ha poi posto l'accento sulla non disponibilità al confronto da parte del primo cittadino. Tuttavia, si legge infatti nella lettera di dimissioni, da parte del sindaco non c'è stata alcuna disponibilità a confrontarsi, soprattutto nell'ultimo periodo, convinto di un modo di amministrare la cosa pubblica come se fosse di sua proprietà, gravemente scollato dalla popolazione. Ormai non ci sono più le condizioni, ribadisce Comuniello, per un mio impegno all'interno della giunta, in quanto è venuto a mancare quel rapporto di fiducia tra sindaco e assessore che durava da oltre 20 anni. Le motivazioni delle mie dimissioni, conclude Comuniello, sono esclusivamente e prettamente politiche. Non condivido e non mi riconosco più nell'azione politico-amministrativa del sindaco.